Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's Croup, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cup lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. And it's not about you joggers who go round. Svoltato la giornata, i Blur sono i migliori, siamo felici di avervi fatto del bene, l'abbiamo messa perché sono uno dei nostri gruppi del cuore, anche perché c'è il Walter in sbattimento. Perché allora hanno annunciato pochi giorni fa i Blur che faranno questa reunion. Sai che io dei Blur ho preso il più grande pacco, cioè in realtà sono contento perché ho ogni possibilità di rivederli. Io ero andato a vederli a Hyde Park quando avevano detto che sarebbe stato il loro ultimo concerto della storia, quindi ho detto vado lì comunque, oltre al piacere di sentirli, partecipi anche a un momento epocale. Due settimane dopo ne avevamo fatto un altro, poi hanno fatto uscire un altro disco, poi non è mai l'ultimo. Ma cosa hanno detto? Scherzavamo? Ma siccome non si sono neanche dovuti giustificare, sapete cosa? Noi facciamo il cazzo che vogliamo. Comunque, hanno annunciato i Blur che faranno una data l'8 di luglio, giusto? Sì. A Wembley. Allo stadio di Wembley fanno la reunion. Oggi era il click day, quindi oggi uscivano i biglietti e Walter voleva fare un bel regalo di Natale alla sua fidanzata, però No, in realtà c'erano, sì? Però tipo il terzo anello, io ai concerti in devo piedi, stare in piedi. Poi quello dei Blur, cosa fai? Sto su seduto. Qual è il concerto che avete visto più volte nella vostra vita? Radiohead. Radiohead? Sì. Io forse Blur. Io sono andato a vederli a Berlino. Io aspetto Fosca col nome. Sì, le teste mozzate delle mangrovie argentine. The Bring Me the Horizon, forse. Cos'è? O Salmo. Salmo, sì. Ma quindi di più vuol dire quante volte? 4-5 volte, sì, sì, dai, di solito 4-5 è già un buon numero. Va bene ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla! All the people.
Scrive anche Paolo che è uno dei pochi fortunati fan scelti per andare a vedere Liam Gallagher a Network. Network 22. No, in realtà è diverso perché l'hanno già fatto. E lui è stato scelto per far parte del film, quindi credo che faranno un documentario. Si esce il documentario. E lui è dentro il film. Che bello. Sì. Quando l'hanno fatto? Quest'estate? No. No, guarda, un mesetto fa, forse. Sì. Bello. Volevo chiedere a Mari, una nostra ascoltatrice, perché sta continuando a mandarci foto di lei e Aldo Rock in stato confusionale. Perché stai facendo questa cosa? Ma chi dei due è in stato confusionale? Più Aldo Rock dalla. Potete girarle ad Aldo e ringraziarlo tantissimo da parte mia. Va bene. Okay. È stato un piacere conoscerlo. Va bene, gli gireremo le foto. Che tenerezza. Come state, ragazzi? Tutto bene? Bene. Io sono un po' affaticato perché ieri ho avuto una cacchio di serata. Allora, ieri sono andato a fare un po' di promo per Salutava Sempre, lo show a teatro, per il quale anche oggi regaliamo due biglietti. Sì. È rimasto Roma, Firenze e Napoli. E Padova, forse? No, erano tre, sì. Ah, no, Firenze è finito. È rimasto Napoli, Padova, anche Roma è finito? Porca miseria. Napoli, Padova e Bologna sono rimasti. Ok, quindi regaliamo biglietti per queste tre città: Bologna, Padova e Napoli. Se siete di lì, oggi vi regaliamo due biglietti. Sono andato a fare un po' di promo a X Factor. Sì. Quindi abbiamo detto, chi va a X Factor si esibisce. Ma io che cosa mi devo esibire? Cioè, cosa faccio? Io non è che ce l'ho un repertorio, non è che so fare delle cose. Cioè, cosa faccio? Vado lì. Ma c'hai i broccoletti, scusa. Lo so, ma la tengo per il teatro quella, non è che posso farla lì. E quindi dico, cosa faccio? Vado lì e dico semplicemente, ciao, sono Alessandro, il teatro, così. E abbiamo detto, facciamo che appaio in un po' di momenti facendo finta di niente, sì, ma contemporaneamente facendo finta di non esserci, così la gente dice, ma sono impazzito, ma sono forse è gaslighting. Quello che vi ho fatto ieri è gaslighting, che tra l'altro è un argomento dello spettacolo a teatro. Il gaslighting deriva da una pista teatrale del Novecento in cui si raccontava la storia di questo marito che faceva impazzire la moglie abbassandole giorno dopo giorno la quantità del gas nella lampada a olio. Quindi ogni giorno la stanza diventava più buia perché lui abbassava la luce, la moglie diceva, ma è più buio di ieri? E lui la guardava e diceva, no, sei pazza. E questo l'ha convinta di essere... È una gag incredibile. E io ieri volevo fare gaslighting al pubblico, cioè che dice, ma sei X Factor? No, sono a casa, perché contemporaneamente giravo delle stories su Instagram di me a casa... E questo era più facile. Abbiamo allestito lì una finta casa. Un po' si vedeva che era finta. Cioè, non aveva proprio il sapore della casa vera. Ma soprattutto, essendo X Factor di fianco al forum, sì? Ieri al forum c'era il mio amico Cesare Cremonini. Io correvo dalla location di X Factor al forum e andavo a farmi i video al forum dicendo: raga, ma io sono al concerto di Cremonini, perché state continuando a dire che sono X Factor? E niente, basta. Per questa stupidata ho sudato tantissimo. Quando eri nel pubblico inquadrato e stavano un po' bastonando una concorrente, c'eri tu che ridevi tantissimo. E annuivo. Giusto. Poverina. No, a me piaceva anche quella ragazza. Non mi ricordo come si chiama, la ragazza bionda. Lucrezia. A me piaceva Lucrezia. Sì, sì. Vabbè, comunque, questo per dirvi che è stata una giornata intensa, però bello. Sono tornato in un posto dove ho passato gran parte della mia vita, non ci tornavo da tempo. Ma era come se il tempo non fosse passato. Cioè, arrivato lì, mi sembrava di non essere mai andato via. Capita anche a voi? Sì. Tornare in un posto dove in una fase della vita siete andati spessissimo. Mm-hmm. Passano anni, però quando ci torni hai immediatamente quella connessione. A me succede con le persone più che con i luoghi. Forse sì. Quelle che non vedi da tanto. Sì, che ho visto abbastanza recente i miei compagni di classe che non vedevo da 20 anni. Abbiamo fatto il 20esimo. Sì. E cavolo, con alcuni non ci vedevamo da 20 anni. È connessione immediata, gag, come se fosse. Io sai che invece quella cosa lì faccio fatica. Se una persona, appunto, che è stata quotidiana per periodi con cui c'era grande confidenza. Però, guarda, per esempio, questa sera il mio amico Deri fa una cena per i suoi clienti, mi ha invitato. Ci sarà anche un mio amico proprio della Kumpa, cioè quelli cresciuti così, che però non lo vedo da tanto. E sono iper felice di vederlo, però non so se non ci sarà almeno inizialmente quell'imbarazzo nel dover chiedere a una persona con cui eri in confidenza, allora come va? No, secondo me invece impattiamo subito. Perché sei strano, quindi sì, può essere esatto. Può essere tutto. Però tu dici che impattiamo subito. Però non lo so. Cioè, quando. Fateci sapere: 347-342-5220. Però la cosa bella di ieri è che tra un cambiamento e l'altro avevo un sacco di tempo da passare in camerino. Ho ascoltato tutta la sera la Macarena. Non chiedetemi per lo stesso motivo che diceva Walter pochi secondi fa. Perché comunque sono fatto a modo mio. Ma sai che è un bel pezzo la Macarena? Beh, certo. Io la Macarena l'ho sempre
collegata un po' al villaggio turistico, lo ski, cioè quella roba lì che non mi... Non... Guarda che un bel pezzo, eh. Mauri, avresti voluto farlo tu o no la Macarena? Ma no, no, no. È come scrivere la Bibbia. Non ero qua. Ho approfondito, ho letto anche il testo. Voi sapete di cosa parla la Macarena? No. Allora, intanto Macarena è una ragazza. È il suo nome. Non è un ballo la Macarena, è lei. È una ragazza che sa ballare molto bene. Tanto adesso in galera. Può essere. O lei o Vittorino. Perché è sposata, cioè lei è sposata con Vittorino. Sì. C'è questo novio che si chiama Vittorino, che però per lavoro va un po', deve andare un po' in giro, è fuori città, e quando Vittorino è fuori città, Macarena se ne porta a casa un po'. Cioè la vedono con due, tre, così. Lei si riporta tutti a casa per ballare. Perché Macarena ha l'ambizione, che fa ridere, di andarsi a vestire al Corte Inglese. Che non è proprio un negozio di iperlusso, no? Però lei vuole vestirsi al Corte e vuole andare a New York a fare la vita moderna, perché lei è di un paesino piccolo della Spagna e quindi vuole vedere il mondo, no? Questa ambizione qua. E quindi c'è... Ma non la vogliamo sentire! Sì. Cioè, adesso che vi ho fatto la prosa, cioè vi ho spiegato il testo, non vogliamo provare a rivivere la Macarena con un occhio nuovo? Vedere se riscopre... Non dico sia Guccini, però adesso che sai... No. Io invece voglio... Allora, Macarena dal nome della Vergine della Macarena, Madonna venerata in una celebre chiesa di Siviglia. Stavo cercando se avesse anche un... Sai quei nomi che in una lingua si dicono in un modo, in una lingua in un altro? Non ce l'ha un corrispettivo. Io so solo che a Macarena le gusta il verano de Marbella. Ehi. Perché lei d'estate a Macarena gli piace andare a Marbella. Però, riascoltiamoci la Macarena tutti insieme, ragazzi. Adesso alzate proprio tutto il volume a canna. Non vi dovete vergognare. Ok, non vergognatevi. È una bella canzone. Volume su. Se non patite il freddo, siete di quelli che stanno in macchina col giubbotto, io tirerei anche un attimo giù il finestrino per far capire di che razza siamo, ok? Noi siamo quelli di Cattelan da DJ. La traduzione? Più o meno ve lo è. Se qualcuno parla lo spagnolo, poi ci dite, ok? Ci fate una bella traduzione al telefono. Oh, non parte mai, forse non c'ho le parole in questa. È la versione karaoke, la canto io. Aspetta, sono pronto. Dalle tu quer... Ah, è quella col testo allungato. Va bene. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Macarena, tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Che bello che state godendo tutti delle vostre macchine. Dalla tuo cuerpo allegria. Vittorino l'ha detto, l'avete sentito quando ha detto Vittorino? Io pensavo dicesse di Torino. Ah, ma invece è Vittorino. No, Vittorino. Tiene un novio che si chiama di che si chiama di appellido Vittorino. E la cura del bandera del muchacho. Ci avete scritto in tanti, molte cose non le sapevo, dei mille utilizzi di questa canzone, da Hotel Transilvania 2 a gruppi che ne hanno fatto le cover. Maurizio, mentre ascoltavamo questo, ha messo un pezzo di Tiga che ha fatto il pezzo della Macarena. Ha un altro sound, però è bello, cioè ti fa capire che mettilo un pezzettino. Dalla tuo cuerpo alegría Macarena, che tu cuerpo papà dall'alegría e cosa buona. Dalla tuo cuerpo alegría Macarena. Bello anche questo. Oh, il giro è bello, raga, non c'è niente da fare, è bello. Ehi Macarena, Macarena, Macarena. Io ricordo l'anno in cui uscì questa canzone, che era in prossimità delle Olimpiadi ed erano impazziti. 96? 95? No, forse quella era la Lambada. Sì. No, no, mi ricordo che proprio ballavano tutti la Macarena. Macarena, ai. Allora, volevamo parlare con una ragazza inglese che ha detto: non mi tocca il corte inglese. Il corte inglese, spieghiamo che cos'è, Walter. Allora, spiegaci tu che cos'è il corte inglese. Certo, è una catena di grandi magazzini spagnola, sì, fondata nel 40, a sede a Madrid. Sì. E per volume di affari al primo posto in Europa e al quarto posto nel mondo. Cioè, grandi magazzini vuol dire che hanno sia moda, elettronica, informatica, libri. Dammi un equivalente in Italia, è un po' come da noi. Non vorrei. Posso fare il nome del marchio? Boh, sì, cioè è un equivalente. Intanto non è che stiamo dicendo un giudizio. Mi viene Carrefour. Perché il Carrefour è anche grande magazzino, no? È supermercato e basta. No. Grandi magazzini per grandi e per piccini. Noi che cosa abbiamo? A me veniva tipo Media World, ma no, perché non c'ha la parte di vestiti, niente. Oddio, Carrefour ha un po' di reparti che non sono grossi, solo cibo. Quelli grossi sono un po'... Non Rinascente... No, bravo, Rinascente. È okay. Tipo Rinascente. Cioè, forse il mondo è tipo Rinascente. Cioè, quantomeno, come. Non parliamo della qualità, ma della vastità. Sì. Che ce ne frega. Esattamente. Soprattutto quella roba. Soprattutto quella roba lì. Va bene. Allora, oggi abbiamo fatto una puntata un po' tutta matta. Io direi che con la base dei grandi magazzini. No, sì, possiamo andare alla canzone dopo. Guarda, adesso vi mettiamo Giorgia, che ieri l'ho incontrata, che ha fatto il suo singolo nuovo, X Factor, eccetera. Volevo chiedere una cosa agli ascoltatori. Vai. So che di solito si fa il contrario, cioè gli ascoltatori ascoltano per sentire dire da noi della radio le cose che hanno sentito in giro e vogliono un approfondimento. Ma io, che sono umile, dico: ma chi sono io per approfondire le cose al posto vostro? Approfonditele voi e raccontatele a me. Mi spiegate cos'è successo con Twitter, che questa mattina c'è l'hashtag RIP Twitter? Pare, cioè, c'è il terrore che stia per chiudere Twitter, ok? No, no, c'è il terrore. Oh, ma la gente. Ma terrore di chi? Beh, su Twitter c'è il terrore che sia per chiudere Twitter, ok? Ovviamente. Da parte mia è tutto fuorché terrore. Cioè, secondo me non sapete adesso. Al netto delle persone che ci lavorano, che perderebbero il lavoro, ok? Ma concettualmente, non sto parlando nel pratico. Nel concetto, secondo me, sarebbe un grandissimo regalo al mondo se chiudesse Twitter. Non ho capito, però, se è una cosa voluta da Elon Musk o subita da Elon Musk. È per questo che chiedo anche a voi, perché nel viaggio mentale strano che mi sono fatto io mi sono immaginato un po' come Gambardella, quello del film di Sorrentino. Sì. Io non volevo partecipare alle feste, io volevo farle finire le feste. Nella mia testa io ho pensato che Elon Musk avesse fatto quest'atto di sboronata: mi compro Twitter per chiudervelo. Non credo. Però non credo. Sarebbe veramente uno spreco di soldi, troppo forse anche per lui. Però volevo capire un po' da cosa deriva questa paranoia di oggi che Twitter possa chiudere. Sappiamo che Elon Musk ha licenziato un po' di persone, sì. C'è un po' la fuga del personale, sì. Ok? Ma addirittura da causarne la chiusura. Ha detto una frase bellissima che è: se non avete voglia di lavorare tanto, via da qui. Infatti c'è una serie di. E tu ti hai detto: non ci avevo mai pensato. Scusa, allora vado. Sì, quindi, sì, se sì. La son presa. Sì, perché la previsione di chi lavora dentro è. Ci sono delle direttive che non vanno bene a sì. Tutti e la previsione è quella proprio quasi di sfruttamento, il pensiero. Dici: se devo lavorare tanto per una cosa in cui non credo, sai cosa? Io ti saluto prima. Sì, concettualmente sono d'accordo, però è incredibile che adesso il mondo sia arrivato a questa nuova presa di coscienza, che magari è giustissimo, che per lavorare in un posto devi crederci. È strano, comunque. Sì. Cioè,
fino a un po' di tempo raggiunto. No, no, anche secondo me è positiva la roba, però è strano, fino a un po' di tempo fa si lavorava per lavorare, non perché credevi nel tuo lavoro, no? Cioè, sì, nella maggior parte dei casi. Però è interessante anche questa cosa. Allora, se le cose stanno così, mi sembra la solita reazione un po' esagerata del, cioè, non credo che chiuderà per questo. No, no, non no, credo che no, chiuderà. Quindi forse è la solita reazione un po' esagerata. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità. No, mettiamo Giorgia, abbiamo detto. Mettiamo Giorgia, normale, il suo nuovo singolo su Radio DJ. Cosa è normale per te? Oggi forse le offese. Ordinare un caffè, aspettare fine mese. Da un po' io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé, brucia da mesi. Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me, è solo un'opinione. Da qua sembra inutile pregare, ma spero di essere me stessa per sempre, per sempre. Forse troverò un altro senso. Sono capace, è sbagliato per te annullare le difese. Da qua mi sembrava quasi un anno fa, quando fuori si guardava la neve, la neve. La mia rabbia crescere, prova a dirlo un po' più piano, che siamo stanchi di fingere. Vorrei capire se vorresti pure te, capire che normale non è un limite. Forse troverò un altro senso. Stiamo leggendo la mail che avrebbe scatenato questo fuggi-fuggi, mail di Elon Musk a tutti i dipendenti di Twitter. Praticamente il concetto della mail è: allora ragazzi, qua bisogna fare un Twitter 2.0, bisogna andare avanti, il mondo è competitivo, qua bisogna fare delle cose nuove. Per farle sarete chiamati a lavorare di più. Più ore, con più intensità, si lavora di più. Poi c'è una cosa tecnica, nel senso, andranno più nella direzione della tecnologia e meno in quella del design, cioè sì, saranno importanti, ma noi andiamo sullo sviluppo tecnologico. Bisogna lavorare di più. La cosa che mi piace, che sembrano poi i bigliettini che mandavi a scuola, vuoi metterti con me? Sì, no. Alla fine dice: se vi va di restare, cliccate. Se non cliccate entro le 5 di oggi pomeriggio, entro le 5 di oggi pomeriggio, 3 mesi di aspettative e poi vi mandiamo via. E quindi sono scappati via. Però grande onestà da chi decide di non rimanere, no? Sì, da parte di tutti. Sia da parte del capo che ti dice: allora, il mio programma è questa roba qua. Ci vuoi stare? Sì, no? E anche di chi decide di andarsene. Fosca, quanto ci avrebbe messo? Allora, bisogna fare orari più lunghi. Ma non è vero che non sono una pigra, eh? No, cioè, no, non no, facciamo passare sto messaggio. Niente, questo è vero, per niente. Allora, per fare le cose belle bisogna lavorare tanto. Per lavorare tanto deve valerne la pena. Cioè, è questione di poi quanti soldi gli dà. Ma lì cioè, se vuoi fare delle cose belle, è ovvio che serve più impegno da parte di tutti. Per avere più impegno da parte di tutti, devi dargli più soldi.
Sì, e poi c'è anche una coerenza intellettuale, nel senso, credi in questo progetto? Sì, no, rimane. Esatto, tu puoi anche decidere, esatto, poi dipende anche cosa ti interessa. Tu dici, vabbè, io magari prendo meno soldi, ma perché proprio ci credo, voglio partecipare a questa, voglio salire su questa nave. Lì poi sono scelte personali di ognuno. Però insomma, pare che in tanti se ne siano andati, quindi c'era un po' di terrore. Ma... O semplicemente magari sono dimenticati di cliccare. Ah, io avrei fatto così. Allora, con me sarebbe andata così. Io avrei detto, no, io me la sento, ce la faccio, lo voglio fare. Poi però mi dimentico di rispondere alla mail e poi mi mandano e mi trovo lo scatolone come nei film da portare fuori dal palazzo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Ci prendiamo una pausa pubblicitaria e poi ritorniamo tutti insieme su Radio DJ con Cattel. DJ, riavvolgi. Kinda lost your sense of time, 'cause it don't matter no more. All the feelings that you hide, gonna tear you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. Struggling with a fight inside, sorrow you'll defeat. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or illusions. Questo è il momento dove inizia a far battere le mani al pubblico, no? Adesso ricomincia a cantare. C'è sempre lo svuotino nelle basi che serve poi per far clappeggiare il pubblico. Vi siete detti delle cose con gli occhi, ma mi sono perso la comunicazione. C'è panico? C'è panico? C'è crisi? Ah, perché stavamo facendo una cosa che sapevamo sarebbe andata a rotoli, devo dire la verità. Cioè l'abbiamo fatta consapevolmente, sapevamo. Però non è che ce ne fregava più. Cioè, no, no, infatti nessuno è stato lì in situazione. A voi no, sono io che sto detto, aspettando. Oddio, ma se poi dovesse andare male, noi eravamo qua belli tranquilli, abbiamo detto, oh, vediamo un po' come cazzo. Ma sì, noi stavamo cantando le nevi. Io c'ho ancora in testa la Macarena di prima, ma sapete che. Ma alla fine è Paolo? C'è. Ah, ok, Paolo, buongiorno.
Ciao! Perché il rischio enorme che ci siamo presi nella pagina numero uno del manuale delle cose da non fare mai in radio è chiamare qualcuno che in quel momento è in treno. Con l'auricolare. Con l'auricolare, adesso, con no, l'ho tolto, l'auricolare l'ho tolto, però adesso fermo il treno e andiamo avanti. Ok, bravo, bravo, tira il maniglione di emergenza. Quello grosso. Il più grosso che trovi. Paolo, innanzitutto una curiosità. Per parlare con noi, ti sei spostato o stai parlando dal tuo posto? Dal mio posto. E non rompi le balle a quelli intorno? No, personalità. Allora, Paolo ci ha scritto un messaggio riguardo a quello che dicevo prima, un po' raccontando dei luoghi, ma poi che è un discorso applicabile anche alle persone. Quei luoghi o le persone che non vedi, non frequenti da tanto tempo, ma con le quali rientri in grande sintonia immediatamente. Per me con i luoghi funziona, con le persone un po' meno. Tu invece dici, dipende. Dipende molto da come hai vissuto con quella persona, secondo me. Cioè, io con questo, con l'esempio che ti facevo è proprio classico. Cioè, l'ho rivisto quest'estate, è venuto a Firenze con la famiglia. Sì, ma chi? È un mio amico argentino con cui abbiamo condiviso un anno a Chicago. A Chicago, sono stato a Chicago con Paolo, ci siamo divertiti, Paolo, basti, stiamo perdendo già. Vai, prova a finire, vediamo, ma è un esperimento anche per noi, vai. Basta, esperimento. Come il rebus, sai quando ti mancano i pezzi in mezzo? Esperimento fallito. Eccolo, senti. Eccolo. Eccoci. E quindi no, niente. Questo, cioè, per me è così, poi voglio dire, ogni giorno fa. Però funziona. Infatti devo dire che è un grande segno di amicizia, cioè quando tu riesci ad eliminare il tempo, quando il tempo non è più un fattore, è un grande segno di amicizia, è un po' come quando ti fai un bel viaggio in macchina con una persona con cui sei in confidenza media, ti senti un po' obbligato a riempire i silenzi. Quando riesci a farti un viaggio con un tuo amico, un'ora zitti, mamma mia, non mollate mai più quella persona lì. Ci sei ancora, Paolo? Io stavo andando anche avanti. Paolo? La sfida da casa è ricostruire la storia. Che cosa avete capito? Ma a Chicago cosa facevano Paolo e questo amico argentino? Di che cosa si stavano... Io guarda, ormai tanto la storia l'abbiamo detta, il ragionamento l'abbiamo fatto, voglio solo capire. Sì. Paolo, ma come? Elon Musk, invece di stare lì a gigiulare con Twitter, ci spieghi perché si mandano missili da un punto all'altro del pianeta e non si riesce a parlare al telefono in treno? Cioè, questa roba qua, no? O come nelle gallerie, che entri e si perde. E in metropolitana sì. Ma che la vita è strana. Mettiamo la Macarena. Mauri, ci metti di nuovo la Macarena? Abbandonato la missione, Paolo. Ma ci stava. Sapevamo che ci saremmo schiantati contro un muro, ma ci faceva anche un po' ridere provarci. Sì, dai, venerdì. Abbiamo fatto bene lo stesso. Omar Apollo, Evergreen, su Radio DJ. Omar Apollo è un bel nome. Sì. Paolo ci ha mandato un messaggio. Dicendo? Scusate, è stato un onore. Anche se balbettante, sì, ci sta. È stato un onore anche per noi, Paolo. Perché noi abbiamo capito quello che dovevamo capire. Chicago. Posso dire che forse è stato anche meglio? Dovremmo fare tutte le telefonate così. Evergreen, he controls me. Was there something wrong with my body? Am I not what you wanted, babe? If I ever tried, I would. Evergreen, he tears me to pieces. Doesn't even have to
myself. Had to stop before I break myself. Should have broken up to take myself. You did it, did it. One last time, I see evergreen. Please don't come home to me. Oh, oh, sweet evergreen. He don't love me no more. Oh, comunque, boh, sarò io, però a me sti. Cioè, c'è un po' di Macarena. Così un po' senti, sgarrupate. Senti che soul. Cioè, quando mischi tu la puntata proprio minestrone, sì, che butti dentro il soul, la Macarena, le chiamate che non si sentono, parli di un argomento un po' di attuale. Beh, a me piace. La prima piace. È saltata anche, se proprio vogliamo. Ecco, c'è cioè, tutto quel pippone che vi abbiamo attaccato all'inizio, perché è saltata la prima telefono. Però... comunque a me fanno proprio radio, sì. Mi fanno proprio radio queste puntate qua. Abbiamo il premio fedeltà! Questa settimana in regalo i biglietti per il tour teatrale Salutava sempre, la spettacolare fine di Alessandro Cattelan. Ma fa radio, fa radio. Provare, stavo provando a comunicare durante la sigla con Maurizio, parlandogli senza farmi sentire col microfono aperto, e lui fa: eh? Cosa? Cosa stai dicendo? Gaetano! Ciao Gaetano, è sempre la stessa storia. Gaetano, come stai? Guarda, eravamo indecisi se mettere questa o il cane di Pozzetto. Sì, che film era il cane di Pozzetto? Era la casa stregata. La casa stregata, la casa stregata. Sì, sì, sì. Che meraviglia. Gaetano, tu hai 42 anni come me, quindi è proprio roba del sì, nostra epoca. È la nostra epoca, è la nostra epoca. Gaetano, assistente sociale. Sì. Dove lavori? A Napoli, Napoli. E di cosa ti occupi nello specifico? Sì, di tutte le tipologie di problematiche familiari, quindi dai piccoli ai grandi, non ci facciamo mancare niente. Quindi sì, ragazzi magari con famiglie un po' problematiche, ve ne occupate voi. Sempre noi, Sei, immagino, molto bravo, perché serve anche grande empatia, grande pazienza per fare questo lavoro e, correggimi se sbaglio, per non portarsi a casa i problemi che sei... costretto a vivere tutto il giorno, devi anche essere un po' antiproiettile, no? Cioè devi essere un po'... Sì, io dico sempre che occorre la giusta vicinanza, ecco, che forse è il modo migliore. Quindi per giusta intendi anche non troppo. Esatto, non sì, troppo un po', fa sì, male sì, sempre, sì, però sì. È giusto essere empatici, è giusto essere sensibile, un pezzo ce lo si porta sempre a casa. No, certo, altrimenti non potresti farlo, però sì... No, lo fai meccanicamente e viene pure male, i risultati non si vedono. Bello, perché di solito si dice giusta distanza. Dove si dice giusta distanza? No, forse? Il modo di dire solito è tenere la giusta distanza. Ah, la giusta distanza. Invece lui ha detto tenere la giusta vicinanza. Bello. Esatto, che secondo me è molto molto meglio. Sì. Non avevo capito la sottigliezza, giusto, sì, avere la giusta vicinanza. Effettivamente è bello. Senti, sei una persona, si sente per bene, sensibile, però ieri hai fatto incazzare la tua ragazza. Vabbè, un pochino. Ogni tanto, cosa hai fatto? Allora, quella cosa che mi ero organizzato una cosa, lei non lo sapeva, poi l'ha saputo, ma dici con me mai queste cose? Scusami, però Gaetano, la BC lì è fare gaslighting e convincerla che gliel'avevi detto e se l'hai dimenticato. Te l'avevo detto. Oppure dire, no, ma guarda, perché anche in altri casi è capitato con te, tu l'hai dimenticato. Ah, cioè tu hai provato a portarla, portarla in pari. Ce l'ho quasi fatta. E quindi dicevi... Con questo, diciamo, Maurizio è un pettegolo, vuole sapere cosa hai fatto. No, ma semplice, un'uscita con altre persone, con amici in un orario diverso. Ho preso il permesso al lavoro, ma con me mai queste cose? Senti, disparte così. E quindi tu vuoi ristabilire il giusto livello di confidenza vicinanza. Con lei e di vicinanza, la giusta vicinanza con i biglietti per lo spettacolo a Napoli. Mi sembra una bella cosa. Per me cosa. È un onore, quindi 7 grande. Dicembre Napoli, teatro Madonna, pensa come mi sono messo, non so neanche pronunciarlo, pensa a farci uno spettacolo dentro. Teatro Augusteo. Troppe vocali. No, ci vediamo lì. Scusami, ultima grande. Curiosità. Nel messaggio hai detto i biglietti per lo spettacolo a Napoli sarebbero un buon modo per apparare. Sì, sistemare le cose tecnicamente. Ma quindi deriva apparare. Da andare a pari?
È più o meno, sì, se vogliamo dare una definizione, sì, apparam, diciamo un modo per... Perché noi abbiamo googolato apparare vuol dire mettersi i paramenti. Cioè tipo le protezioni. No. Noi lo usiamo in tutti i casi in cui c'è qualcosa da sistemare, pure andate per improvvisare. Ah, ok, apparam. Andate a pari, a parare. Va bene, Gaetano, allora ci vediamo. Gaetano! 7 dicembre a Napoli, va bene? Perfetto, grande, grazie. Grande Gaetano, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Che sono l'unica cosa che intravedi e sono sufficiente a dirti tanto. Chissà che cosa credi, cosa pensi. Mentre cammino e non mi vieni incontro, un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso. C'hai argento per oro, mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi, non ci sei più. Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni, forse io ho spalle forti ancora, gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Fossero dubbi, quante ore passate a togliere tutti i chiodi dai migliori pensieri andati distrutti, te li ricordi? Bella, bella questa canzone di Marco Mengoni. Ieri sera ho ascoltato anche la canzone che apre il disco nuovo di Ernia con Marco Mengoni. Quindi tecnicamente è Marco Mengoni che apre il disco, cioè la prima voce che senti nel disco di Ernia è di Marco Mengoni. Mm-hmm. Bella. Bella, bella, molto bella. Per darvi un riferimento un po' Holy Grail, ve la ricordate? Jay-Z e Justin Timberlake. Ve la ricordate? Vagamente. Molto bella, cioè un po' quel tiro lì. Mauri, se mi prometti che non te ne approfitti, ti dico una cosa. Dimmi. La roba che scleri con gli ascoltatori fa ridere gli ascoltatori. Però non te ne devi approfittare. Te lo sto dicendo così un po', Una cosa che forse non dovresti neanche sapere. Grazie mille a tutti. È stata una bella settimana, una bella puntata. Fate un buon weekend e ci sentiamo lunedì in diretta su Radio DJ da mezzogiorno all'una con Cattelan. Ciao!